Nemico su veicolo terrestre. Comando, l'abbiamo perso. Come procediamo?
scranchisco le gambe. Ehi, Rico! Senti, Cesar non passa molto tempo con l'agente, almeno non più. Questo è l'agente segreto? Sì, questo è Rico. Mira dice che hai qualcosa per me. Prove! Prove che il tempo meteorologico di Solis è artificiale. Vieni dietro, c'è... Chi l'ha messo là? Un momento e ci sono. Ah, questo lo stavo cercando. Ok, ecco, collego questo e... Ok, questo. Ricorda, Cesar, di soltanto quello che ci siamo detti. Sì, sì, ok. Il tornado su Nueva Vos, la capitale, 10 anni fa. Mina Vendaval, mesi dopo. Il mio aereo. Tutto distrutto dai tornado. Tornado controllati dai rettiliani. Oh, merda, Cesar. O dai nordici, di sicuro posso escludere i grigi. Non rapiscono. Mira, Cesar! Sicuro. Aspetta. Guarda qui. Come lo spieghi, eh? Compare dal nulla e un tornado gli si forma intorno. L'hai già visto? Mandalo ancora. L'hai visto anche tu, vero? Continua. Io l'ho visto qui e qui. Qui è vicino a Iapa e qui c'è zona 3. È roba aliena. È una stazione di ricerca meteorologica. Sia Iapa che zona 3 le finanzia... Oscar Espinosa. L'uomo dietro le quinte. Ammesso che sia un uomo. Diciamo che è un uomo, eh? Il nucleo di questo UFO ci consentirà di violare la rete Iapa? Se ci arriviamo, sì. Impossibile! È dentro un tornado! E se mi tuffassi dentro? Tuffarti dentro? Nell'occhio di un tornado? Beh, come possiamo farlo? Io direi di iniziare da qui. Rivediamo tutto un'altra volta, ok? Ok. Catturiamo e potenziamo un tornado. Per farlo... Ci servono i cannoni a vento del laboratorio alieno. Zona 3. Per mandarlo sulla capitale. Per sapere dove mettere i cannoni... Userò le attrezzature radar di Ojo della Pradera. Seguiremo e tracceremo il tornado. Io guido lo Storm Chaser. Per costruirlo... Sì, sì, dobbiamo prendere l'attrezzatura di tracciamento meteo aliena dal laboratorio alieno. Cesar! Da zona 3. A Prisa Automobile. E al momento giusto, l'esercito ferma i cannoni a difesa di Mina Vendaval. Così il tornado può andare verso Nueva Vos. Che l'esercito farà evacuare. Posizioniamo dei cannoni a vento intorno... a Torre Espinosa. E rinforziamo il tornado quanto è necessario. Poi salto dentro fino all'UFO di Cesar e faccio... qualcosa. Che ve ne pare? È una follia. Ed è per questo che funzionerà.
Francesco, arrivano i rifornimenti. Tom Sheldon. Allora hai ricevuto il messaggio? A posto, Mira. Sto arrivando. Chi è? Che cosa ci fai qui? Quando sei sparito dopo Medici, ho studiato i tuoi vecchi dossier per starti dietro. Sembra che tuo padre lavorasse con Oscar Espinosa ai tempi su un certo progetto IAPA. Tu che cosa sai di IAPA? So che Solis è sulla bocca di tutti all'agenzia. Si parla di modificazione del clima, guerra meteorologica. Certo, quando i capi hanno saputo che leggevo i dossier IAPA, mi hanno messo in congedo anticipato. Vedo che non sono l'unico che non si fida di Tom Sheldon. So che vorresti abbattere IAPA, Rico, e io ho già fatto parte del lavoro. Mi hai fregato più volte a Medici. Non lo voglio, il tuo aiuto. Però ti servirà. Ho curiosato nella zona DOS. Quel posto è costantemente circondato da temporali e tempeste. Annabelle è stata colpita. È piuttosto sospetto che ci sia un temporale perenne come quello, non credi anche tu? Questo è amico tuo, Rico? Non proprio. Mina Morales... Lui è Tom Sheldon. Lo conosco da 20 anni. Non c'è da fidarsi. Piacere. Non ascoltare quello che dice. È un piacere. Io e Rico parlavamo della situazione di zona DOS. E sai come accedere al nucleo? Non so niente di questo nucleo, ma ho un'idea su come superare quel temporale. Beh, buona fortuna, Sheldon. Ci inventeremo qualcosa. Lui ha un piano, Rico. E noi no. Parla. Ok. Allora, sotto la struttura scorre un fiume. Potremmo avvicinarci con una barca. Ricordi la base Stingray a Medici? È lo stesso concetto. Una barca a prova di fulmini. Bingo.
C'è un laboratorio qui vicino dove cercano di controllare i fulmini. Lì troveremo qualcosa per la barca, qualcosa per proteggerla. Intendi quella struttura sulle montagne, il Meteolab? Esatto. Potremmo sistemare la barca ai cantieri Prospero. Interessante. Ti attira, eh? Per quale motivo lo fai, Sheldon? Beh, perché te lo devo, Rico. Tu vuoi abbattere Iapa? Io ti voglio aiutare. E poi sappiamo tutti e due che non possiamo lasciare un'arma meteorologica in giro, dai. Tu hai un'idea migliore? Merda. Mi fa piacere. Quindi ci troviamo al Meteolab appena pronti? Va bene. Sai, credevo quasi che mi avresti sparato. La prossima volta. Ricevuto. Arrivano i rifornimenti, capo. Sì, lancio i rifornimenti.
marcia! Si parte. Salta su, non c'è tempo. Di cosa si tratta, Sheldon? Ho ricevuto un messaggio da una vecchia amica. E chi sarebbe? Maria Kane. Kane. Ha inviato delle coordinate, puntano al porto di Ellusero. Sembra proprio che l'agenzia sia venuta a Solis. E Kane ci ha avvisato. Si direbbe, è bello avere amici dall'altra parte. Vedremo di cosa si tratta arrivati al porto. Qui, accosta qui.
Ok, andiamo. Guarda che duro con il fucile! Non ti lascerò fare tutto da solo questa volta. Hai idea di cosa ci aspetti? Ti ho detto tutto quello che so. Ti sento un po' affaticato. Muoviamoci! Rodriguez! Fuoco a volontà! Agenti! Ma non mi dire! Comando, c'è un intruso nella zona. Roger, intruso in zona. Sostenita all'attacco. Mio fiocco! Salta su, non c'è tempo. Di cosa si tratta, Sheldon? Ho ricevuto un messaggio da una vecchia amica. E chi sarebbe? Maria Kane. Kane. Ha inviato delle coordinate, puntano al porto di Ellucero. Sembra proprio che l'agenzia sia venuta a Solis. E Kane ci ha avvisato. Si direbbe, è bello avere amici dall'altra parte. Vedremo di cosa si tratta arrivati al porto. Qui, accosta qui. In marcia. Ok, andiamo. Guarda che duro con il fucile! Non ti lascerò fare tutto da solo questa volta. Hai idea di cosa ci aspetti? Ti ho detto tutto quello che so. Ti sento un po' affaticato. Muoviamoci! Rodriguez! Fuoco a volontà! Agenti! Ma non mi dire! Ci sentiamo dopo, Sheldon. Ricordiamo la missione! Forza! Ehi, qua giù! Squadra Bravo in difficoltà!
Muoviamoci! Un vero agente. Tutto bene, Sheldon? Ah, sì. Bene. Le coordinate puntano al porto. Andiamo. Quindi il rampino è una dotazione d'ordinanza ormai? Suppongo di sì. Nessun altro contatto. Overcraft dell'agenzia. Vediamo che cosa troviamo. Ecco, ingrandisci. Via libera. Beh, l'agenzia vuole ucciderci. Oh, finalmente. Probabilmente sta tracciando quel costosissimo coso rubato che porti sul braccio. Non me lo tolgo il rampino. Altre idee? Un aggeggio così piccolo non ha molta portata. Deve esserci una nave madre. Forse da lì possiamo disattivarlo. Il prototipo del volo pattino funziona. Bene. Ragazzo, abbiamo trovato la nave madre. Non posso crederci. Vediamo chi è che mi traccia. Dacci dentro, amico. Ricerca nemico annullata. Wow! Com'è la nuova tavola? Te la surfi da paura? Hai finito? Certamente. Un po' instabile. Hai un volo pattino e ti lamenti pure.
Molte casse merci. Getta tutto fuori bordo, non devi lasciargli niente. Una cartuccia magnetica del Sequoia farebbe finire in acqua quelle casse in un lampo. Fucile Sequoia 370 a cartucce elettromagnetiche. Piazzato dei cavi elettromagnetici più avanti. Ecco qua. Non farà bene ai condotti. Ma va bene per me. Occhio, delle mine. Ricevuto. Ok, mi avvicino al sottomarino. Ok, sembra enorme, ma è un sottomarino operativo standard dell'agenzia, lo USS Watchdog. Organizzati su sistemi di alimentazione. Telecarico sulla lente. Oh, oh!
riesci a mandare in corto i condotti, il reattore centrale dovrebbe aprirsi. Chissà se il volopattino riesce a friggere i condotti. Si riavviano rapidamente. Sarò veloce. Devi prenderli tutti prima che si riavvino. Condotti riavviati. Non ho fatto in tempo. Tutti prima che si riavvino. È chiuso, mi senti o no? Condotti riavviati. Non ho fatto in tempo. Che si riavvino. Bene, le cicure dovrebbero aprire il reattore. Riempilo di piombo. Di copertura!
lanciare in acqua queste casse. Un portello. La sala motori è inaccessibile. Si aprirà per un veicolo dell'agenzia. Prova a cercare uno di quegli overcraft.
perdiamolo! Thank you.
Ecco! Fermati! Fermiamolo!
trovare la sala motori. Ricevuto. L'ultima delle strutture di supporto. Sala macchine. Espelli le celle di potenza, così scatterà la sicura e si aprirà il reattore. Allora, dove eravamo? Neutralizza lo USS Watchdog, ragazzo.
Allora, dove eravamo? Neutralizza lo USS Watchdog, ragazzo. Sala macchine. Espelli le celle di potenza, così scatterà la sicura e si aprirà il reattore. Cosa
portata. Ora il watchdog è fuori uso. Va bene. Devo dare un'occhiata. Ponte trovato. Apri il sistema di pilotaggio.
sistema del Watchdog è KO. Il capitano segue il protocollo, sta attivando il ripetitore. Vogliono trasferire tutto il possibile al QG dell'agenzia. Devi impedirglielo.